Il Consiglio dei Ministri di oggi, oltre ad aver deliberato, come loro hanno appena saputo, la nomina del capo della Polizia, ha approvato due rilevanti provvedimenti. Si tratta del disegno di legge sulla trasparenza, democrazia interna e dei partiti, con la contestuale abolizione del finanziamento pubblico, e il provvedimento verrà illustrato ovviamente dal Ministro per le Riforme, il professore Quagliariello, e poi è stato approvato un decreto legge che, come dire, ha lanciato un semestre che noi riteniamo rilevante per l'economia in materia di incentivi a ristrutturazioni, arredo strumentale a ristrutturazioni, soprattutto efficientamento energetico, come vi verrà illustrato dai tre ministri proponenti, con aliquote che arrivano fino al 65%, cosa fino ad oggi non c'è mai verificatasi. Darei la parola al Ministro Quagliariello per l'illustrazione del disegno di legge sul finanziamento, sull'abolizione del finanziamento dei partiti. Sì, buonasera. Su questa materia mi sembra che oggi abbiamo approvato un provvedimento che ci fa passare dall'età tolemaica all'età copernicana, da un finanziamento pubblico che veniva assegnato a prescindere a un finanziamento pubblico che invece è sottoposto a due condizioni: da una parte la volontà della scelta dei cittadini e in secondo luogo il fatto che i partiti siano una struttura fondamentale della vita democratica, non più principi ma siano strumenti del buon funzionamento delle istituzioni. In questo modo si inizia a dare attuazione a quell'articolo 49 che dai tempi della Costituzione, dai tempi della Costituente, dai tempi di Mortati, passando poi per interpreti importanti come Maranini, come Sturzo, non aveva mai trovato applicazione. Noi partiamo da due principi nel proporre questo provvedimento. Il primo, questo finanziamento pubblico deve essere abrogato, perché sotto il termine rimborsi elettorali in realtà copriva un vero e proprio finanziamento pubblico dei partiti e quindi si basava su una ipocrisia diventata col tempo insopportabile. Il secondo, la democrazia ha un costo, è come tutte le attività umane, e questo costo deve essere sostenuto, ma per questo i partiti devono essere strumenti della democrazia, come prevede l'articolo 49. Devono dare garanzie in questo senso, adeguando i loro statuti, certificando i loro bilanci e sottoponendosi ad alcune norme di trasparenza. Per il resto bisogna anche modificare la cultura dominante, per cui dare libere contribuzioni ai partiti, in particolare al proprio partito, è un contributo che viene liberamente dato alla democrazia e in qualche modo deve essere incentivato. Il provvedimento si basa su tre punti forti. Il primo, ho detto già dell'abrogazione di questo finanziamento pubblico. Cosa è previsto in luogo di questo finanziamento pubblico? Innanzitutto detrazione per i finanziamenti dei privati, che sono scalari e che arrivano fino al 52%. In secondo luogo, il fatto che lo Stato possa erogare servizi invece di denari e servizi che possano favorire la partecipazione dei cittadini. Alcuni esempi: spazi televisivi autogestiti, sedi, luoghi per tenere i congressi, esenzioni sulle bollette dei telefoni o dell'elettricità. Su questo, che è un punto che si vuole molto sviluppare, il governo ha richiesto anche una delega per poter ancora di più migliorare
incentivare la fornitura di servizi ai partiti che possano essere sfruttati dai cittadini. Infine un sistema, il 2 per 1000, per il quale il contribuente può decidere se assegnare questa cifra che deriva appunto dal 2 per 1000 al suo partito, ovvero non assegnarlo al suo partito, in questo caso assegnarlo allo Stato. Quei partiti che vogliono avere queste agevolazioni sulle contribuzioni private debbono comunque avere uno statuto che garantisce alcuni criteri di democraticità che sono fissati nella legge. Ecco, questo è il contenuto della legge. Voglio aggiungere un ultimissimo elemento, perché tanto me lo chiederete, quindi anticipo questa cosa. Queste agevolazioni e soprattutto il meccanismo del 2 per 1000, come il ministro Saccomanni potrà confermare, inizia ad essere attivo dal 2016, cioè è quello il primo anno nel quale i partiti potranno percepire quello che deriva da questa fonte. È il motivo per il quale noi abbiamo previsto che già dall'anno prossimo i partiti rinuncino al 40%, l'anno successivo al 50% e nel 2016, quando entrerà in vigore questo meccanismo, al 60%. Poi, dopodiché, la legge entrerà, diciamo, a regime. Voglio aggiungere che questi anni devono essere anche utilizzati per invertire un po' una cultura, perché è chiaro che se noi riteniamo i partiti strumenti della democrazia e contemporaneamente aboliamo il finanziamento pubblico dei partiti, dobbiamo anche inserire una cultura nel Paese che porti i privati a poter dare il loro libero contributo, come accade nelle democrazie più avanzate, nelle democrazie anglosassoni, ovviamente nella più assoluta trasparenza, ma anche semplificando il meccanismo laddove è possibile. No, nella più assoluta trasparenza non così, perché una delle condizioni perché queste cose entrino in vigore è che i bilanci dei partiti siano certificati. Quindi su questo abbiamo avuto tutto il rigore necessario. Grazie. Un attimo, le domande le faremo alla fine complessivamente sul complesso delle misure. E ora ci sono i tre ministri proponenti sulla materia delle ristrutturazioni degli ecobonus. Vorrei ricordare che comunque questo decreto legge recepisce con un certo ritardo anche una direttiva comunitaria, sanando la relativa infrazione in cui il nostro Paese si trovava da molto tempo, e quindi io darei la parola ai tre ministri, cominciare con il Ministro dello Sviluppo Economico, poi il Ministro delle Infrastrutture, il Ministro dell'Ambiente e poi il Ministro Saccomanni, credo che voglia svolgere alcune considerazioni sugli effetti macro di queste misure che sono state adottate oggi nel decreto legge dal Consiglio dei Ministri. Grazie. Allora, come vi è già stato detto, le misure sono due. Io parlo degli ecobonus e non dell'altra di cui parlerà il collega Maurizio Lupi. Parto da una premessa. In Italia le abitazioni, o meglio gli edifici, sono circa 30 milioni, poco meno di 30 milioni. E questo 30 milioni di edifici è distribuito per classi di efficienza energetica. Cosa vuol dire? Che la misura è kilowattora consumati all'anno per metro quadrato, consumano per essere riscaldati una certa quantità di energia in rapporto alle dimensioni. Abbiamo edifici, quelli che consumano di più, che consumano 162 kilowattora anno a metro quadrato, e i migliori in assoluto consumano un decimo, 16 kilowattora l'anno metro quadrato. La parte che consuma di più rappresenta il 35%, quindi 10 milioni di edifici sono in questa categoria. La misura che abbiamo messo in movimento consentirà di spostare una parte consistente degli edifici che consumano di più nella fascia degli edifici che consumano di meno, con un duplice effetto: quello ambientale, che è molto importante, parlerà poi il mio collega,
e quello relativo anche al consumo di energia, perché si consuma meno energia. Meno energia vuol dire far spendere di meno il nostro paese. Allora, la misura è semplicissima, proroga quello che c'era già e che continuava fino alla fine di giugno, ma migliora questa proroga in due modi. Il primo porta dal 55 al 65%, come è stato appena ricordato. Secondo, non solo si proroga di 6 mesi per quel che riguarda gli edifici di singola abitazione, ma si proroga di 1 anno gli edifici condominiali. L'effetto sulla nostra economia è notevole. Vengo da un incontro tavolo sulla siderurgia, dove erano presenti anche Squinzi e altri imprenditori nel campo siderurgico, oltre ai sindacati dei meccanici, al sindacato CGIL CGIL UGL, e la notizia è stata accolta anche nella parte che adesso vi descriverà Lupi con estremo interesse, perché trainante diversi settori della nostra industria. Grazie. Il Ministro dell'Ambiente, vuol dire, chiude sui profili dell'ecobonus il discorso. Sì, è una particolare soddisfazione che mi fa salutare questa misura, perché potremmo sintetizzare così il ragionamento. Investire sulla ristrutturazione è conveniente, investire sul risparmio energetico è molto più conveniente. Noi ci troviamo in una situazione in cui la forbice, diciamo, tra i due tipi di intervento, orienta gli investimenti, naturalmente senza togliere nulla agli altri, orienta molto sulla qualità dell'investimento, soprattutto quello finalizzato al risparmio energetico. Si tratta di un obiettivo che è indicato anche dalle direttive europee. Noi abbiamo un obiettivo di raggiungere un risparmio energetico del 20% entro il 2020, quindi si tratta di risorse finalizzate anche a un processo di trasformazione del nostro patrimonio edilizio. L'altro elemento da sottolineare è che le misure fino ad oggi hanno funzionato molto sugli appartamenti, hanno funzionato meno sui condomini. I condomini sono proprio la frontiera più importante per quanto riguarda il risparmio energetico, perché tetti, parti comuni, facciate sono quelle in cui si possono realizzare le principali performance dal punto di vista della sostenibilità e del risparmio energetico. In questo senso la norma prevede che lo spazio temporale disponibile per gli interventi sul condominio sia doppio rispetto a quello sugli appartamenti, quindi 6 mesi per gli appartamenti, 12 mesi per i condomini, anche tenendo conto del fatto che per mettere insieme un condominio ci vuole quasi quanto per fare le riforme costituzionali, quindi da questo punto di vista la norma come tempo, come tempo. Da questo punto di vista la normativa tiene conto di questa complessità e credo che sia un fatto da salutare molto positivamente. Aggiungo il fatto che abbiamo introdotto degli standard riguardo al patrimonio edilizio che chiedono un salto di qualità al nostro sistema. Infatti è stata introdotta la categoria dell'edificio a energia quasi zero, che impegnerà a un progressivo adattamento tutti gli edifici di nuova costruzione da qui al 2020, e prima, giustamente, perché credo che il pubblico deve fare la sua parte prima, le nuove strutture pubbliche a partire dal 31 dicembre del 2018. Quindi non si tratta soltanto di misure spot, ma si tratta di misure che vengono inserite all'interno di standard che recepiscono delle indicazioni europee e che contemporaneamente, lo diceva il sottosegretario Patroni Griffi, ci consentono di allinearci sulla normativa europea, ma ci consentono anche, come dire, di avere un orizzonte verso il quale si procede, nel quale tanto ai soggetti pubblici quanto ai soggetti privati è richiesto un salto di qualità che complessivamente può avere dei dividendi ambientali assolutamente significativi ed importanti. Io sono particolarmente soddisfatto perché nella relazione che avevo fatto alla Commissione Ambiente della Camera avevo individuato questo come un primo step sul quale verificare l'attività del Governo. Credo che la risposta sia stata positiva e il fatto appunto di essere passati dalla dimensione del singolo intervento sull'appartamento a quello sul condominio fa fare un salto di qualità a questi
strumenti che peraltro hanno dato delle performance positive negli anni precedenti, che credo possa essere e debba essere poi stabilizzato in futuro. Aggiungo un fatto, è molto importante che sulla base anche di questi incentivi si sviluppi anche una fiscalità locale che tenga conto di questi elementi. Molte in realtà hanno ipotizzato forme di sostegno a chi investe su questo terreno, ed è molto importante che naturalmente i comuni che sono nelle condizioni di farlo accompagnino queste misure nazionali per avere un saldo complessivo dal punto di vista ambientale apprezzabile. Illustro anche l'altra parte del provvedimento che riguarda il tema delle ristrutturazioni. Mi permetto di descrivere anch'io l'altra faccia della medaglia che nella prima parte è stata descritta dal Ministro Zanonato, perché dobbiamo sempre partire dalla realtà che abbiamo davanti nel nostro Paese. In Italia gli edifici che hanno oltre 40 anni sono il 55,4%. Nei prossimi 10 anni saranno quasi il 70%, se pensiamo alle aree metropolitane, cioè le grandi città, arriveranno addirittura all'85,2%. Quello che abbiamo voluto fare, ve ne siete accorti e ve ne accorgerete anche nella lettura del dettaglio del provvedimento, non è una semplice proroga. Potevamo limitarci ad una semplice proroga fino al 31 dicembre, ma abbiamo voluto in questi 6 mesi dare un segnale forte di priorità che il governo sceglie sul tema appunto della riqualificazione degli edifici e anche di scossa forte all'economia. Uno degli obiettivi che ci eravamo posti era sollecitare il più possibile la crescita nel nostro Paese. E questa è la ragione per cui avete visto e vedrete i contenuti delle proposte che faremo. Per quanto riguarda l'aspetto delle ristrutturazioni edilizie, il provvedimento ha tre declinazioni. La prima, quella appunto di prevedere fino al 31 dicembre 2013 il 50% per le spese di ristrutturazione edilizia fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro. Quindi 96.000 euro. Il secondo aspetto, che è l'altra grande novità, oltre al 65% già illustrato, è di finalmente intervenire sulla filiera complessiva che riguarda le ristrutturazioni e le riqualificazioni, toccando oltre al settore dell'edilizia anche ciò che il settore dell'edilizia sollecita, un altro grande settore che rischiava una crisi nel nostro Paese, e cioè la filiera ovviamente dei mobili, la filiera del legno. Per cui oltre ai 96.000 euro è stato previsto un ulteriore tetto aggiuntivo di 10.000 euro che possa essere appunto rientrare nel 50% nella detrazione IRPEF, fino al 50% delle detrazioni per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. L'oggetto è la ristrutturazione. Nella ristrutturazione di una casa, di un appartamento, non solo viene quindi premiata la ristrutturazione, ma incentivata anche alla riqualificazione dei mobili che fanno parte di questa ristrutturazione. Terzo elemento a cui teniamo moltissimo è riconfermare con forza che c'è un'altra priorità nel nostro Paese, e cioè adeguarsi alle leggi antisismiche che sono in vigore. Il Paese non può vivere di emergenza. Dobbiamo incentivare il più possibile, ovviamente, anche questo tipo di riqualificazioni, per cui rientreranno nel 50% l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici e, ovviamente, anche le ristrutturazioni per l'adozione delle norme antisismiche. Permettetemi di dare un altro dato che è importantissimo, che abbiamo avuto nel dialogo, ovviamente, come è giusto che sia, con i soggetti protagonisti. Per esempio, nel 2012 gli interventi per le ristrutturazioni edilizie che hanno utilizzato il 50%, tra l'altro solo per 6 mesi, sono stati 481.300 gli interventi, e si stima per un valore di 8 miliardi e 200 milioni di euro. La stima che prevediamo possa essere messa in moto in 6 mesi per il settore invece dell'arredo è di circa 2 miliardi di euro. Vedete come
credo la soddisfazione debba essere di tutti nell'aiuto alla comunicazione dell'obiettivo che vogliamo raggiungere, come si può contribuire alla crescita anche tenendo conto degli obiettivi che noi tutti dobbiamo avere: riqualificazione del nostro patrimonio edilizio, riqualificazione in funzione di una qualità migliore dell'ambiente in cui viviamo. Grazie. Io vorrei toccare due punti. Uno è l'impatto che abbiamo stimato sulla crescita economica di questo insieme di misure, che devo dire abbiamo discusso insieme con i ministri che mi hanno preceduto e che abbiamo contribuito a strutturare nel modo che è stato descritto. Noi abbiamo stimato che il primo impatto macroeconomico di questa misura prudenzialmente dovrebbe essere però superiore a circa un decimo di punto percentuale nel 2013, cioè sostanzialmente nella seconda metà dell'anno. Quindi questo è un intervento stimato, ripeto, in maniera prudenziale, e però credo che la misura è strutturata in maniera tale da poter, come dire, fornire degli incentivi a fare presto, a utilizzare questa finestra di opportunità di 6 mesi per le abitazioni individuali e di 12 mesi per i condomini, per concentrare in questo periodo il massimo di attività possibile. Poi naturalmente i benefici si prolungheranno anche in futuro, in quanto questi interventi produrranno dei minori costi dell'energia e migliori performance delle apparecchiature utilizzate, quindi questo dovrebbe ulteriormente liberare potere d'acquisto da parte delle famiglie. Per quanto riguarda invece il costo per l'erario, naturalmente è un provvedimento che non è irrilevante in termini di costo per l'erario, perché copre appunto un periodo di un decennio. Il costo è di circa 200 milioni all'anno per i 10 anni. A questo costo abbiamo appunto il Consiglio dei Ministri provveduto in particolare con interventi di razionalizzazione delle aliquote dell'IVA, che sono più basse rispetto alla norma, e questo è già una raccomandazione che ci viene anche da parte europea, di ridurre lo scopo delle aliquote ridotte dell'IVA. Quindi la prima misura che decorrerà a partire dal 2014 riguarda il regime speciale dell'IVA applicabile ai prodotti editoriali venduti unitamente ad altri beni, ai quali si applica per il momento l'aliquota del 4%, che verrebbe portata al 21%. Questo non si applica ai prodotti editoriali, ma si applica soltanto ai prodotti non editoriali, quindi esclusi i libri, che vengono normalmente venduti insieme alle pubblicazioni. Ora, il gettito prevedibile da questa misura è di circa 125 milioni di euro su base annua. La seconda modifica, sempre a decorrere dall'anno 2014, riguarda il regime speciale dell'IVA applicabile alle bevande e alimenti in vendita presso distributori automatici, che questa passerebbe dal 4% al 10%. Gli effetti finanziari che deriverebbero da questa applicazione al 10% sono valutabili in circa 104 milioni su base annua, quindi 125 più 104 fa 230, che è grosso modo l'ammontare totale degli interventi, della copertura richiesta anno per anno. Ci sono però nel 2015 una punta verso l'altro del fabbisogno che dovrà essere coperta attraverso interventi mirati di riduzione su alcune voci di spesa del bilancio dello Stato, la cui individuazione è in fase di completamento. Per cui, ripeto, si tratta di misure che dal lato dell'impatto macroeconomico danno sicuramente un segnale positivo che va colto, nel senso che gli incentivi non obbligano nessuno a fare certe cose, ma forniscono degli elementi di convenienza che vanno sfruttati rapidamente. Dal lato
della copertura, ci siamo mossi appunto trovando all'interno del bilancio senza creare ulteriore debito, come io ho avuto molte volte occasione di ricordare, ma muovendoci nella direzione della razionalizzazione e della semplificazione della struttura del sistema della imposizione indiretta. Grazie. Per qualche domanda, specificate ovviamente i destinatari. Un attimo il microfono, se puoi sempre presentarti. Volevo... nome e testata. Sì, sono Iana Gagliardi di Sky TG24. Ma la prima è solo, se ho capito bene, a lei ha detto dal 4 al 21%, Ministro, gli allegati ai prodotti editoriali, è così. Grazie. Prego. Invece al Ministro Quagliariello una domanda a proposito del finanziamento ai partiti. Il Movimento 5 Stelle ha parlato in modo piuttosto duro di una legge truffa annunciando proteste durissime. Secondo lei perché? Che cosa ne pensate? Ma forse perché abbiamo fatto la legge. Cioè, a me sembra una cosa chiara, evidente e inequivocabile che i partiti dal prossimo anno prenderanno meno e quello che si risparmia verrà messo in un fondo per diminuire il debito pubblico. Se noi non avessimo fatto nulla, questi risparmi non ci sarebbero stati, i partiti avrebbero preso più soldi. Poi ognuno è libero ovviamente di protestare, vuol dire che non volevano levare soldi ai partiti, ne prendiamo atto con soddisfazione. D'altra parte il Movimento 5 Stelle di solito è più contro i partiti di quelli che stanno a questo tavolo. Sapere che invece li abbiamo scavalcati è una buona notizia. Le detrazioni riguarderanno tutti quei partiti che danno delle minime garanzie di democraticità interna, così come chiede la nostra Costituzione. Noi non chiediamo nella legge, non si chiede nulla in particolare, si chiede che determinate funzioni del partito, soprattutto di trasparenza nella organizzazione e nei processi decisionali, siano garantite e si chiede che siano garantiti i bilanci. Poi ogni partito le garantisce come vuole, la legge non prescrive nulla, lascia la massima libertà a organizzazioni che è giusto che siano libere. Grazie Maglio di Ballarò. Volevo chiedere, però il 5 Stelle, non avendo uno statuto, forse è escluso dal 5 per 1000, è per questo che loro si sentono così esclusi da questo vostro provvedimento? Nessuno nega di darselo uno statuto. Uno statuto, anche se appunto di un movimento nuovo, che ha nuove forme di aggregazione, che usa il web più che appunto gli strumenti classici della democrazia, uno statuto è quel minimo di regole di convivenza che c'è all'interno di qualsiasi tipo di comunità organizzata. Se questa vuole partecipare a un consesso democratico, insomma, è una valutazione che liberamente il Movimento 5 Stelle potrà fare e probabilmente troverà anche il modo per perfezionare la sua forma partito, rimanendo nello stesso tempo una formazione originale, come è giusto che sia. Sempre per il Ministro Quagliariello. Le critiche si appuntano al momento in particolare sul meccanismo del 2 per 1000, anche quelle dei 5 Stelle, perché il sospetto è che per la parte dei fondi che non vengono destinati esplicitamente ai partiti possa essere un'ulteriore ripartizione col meccanismo dell'8 per 1000 e quindi il monte possa aumentare. E inoltre nella bozza che è circolata finora non è fissato un tetto ai contributi che possono andare. Le dico subito che il tetto c'è. Ora io non lo ricordo con precisione, ma mi pare 61 milioni, il tetto massimo. Quindi rispetto ai 91 è un terzo in meno. E stiamo parlando del tetto massimo, se tutti dessero delle opzioni. Per quel che riguarda il meccanismo del 2 per 1000 non funzionerà mai
come nel caso dell'8 per mille. Ci saranno due opzioni, quindi il cittadino potrà dare i soldi allo Stato o al proprio partito. L'inespresso verrà ripartito secondo le opzioni che sono state date dal cittadino, cioè se i cittadini decidono per il 90% di dare i soldi allo Stato, anche l'inespresso verrà dato per il 90% allo Stato, come è giusto che sia, cioè non c'è una presunzione antipartitocratica, che sarebbe antipartitica anzi, che sarebbe, diciamo così, un residuo paretiano di sovvertivismo antistatale che tra l'altro utilizza lo Stato per ostacolarne il suo funzionamento democratico, ma d'altra parte non vogliamo far rientrare dalla finestra quello che esce dalla porta. Per quanto riguarda gli immobili... Hai già fatto la domanda. Volevo fare due domande, Laura Cannavotti, CICOM 24, per il Ministro Quagliariello. Se il tema della privacy, nel senso il cittadino che decide di destinare una quota ad un determinato partito, poi con questa scelta poi come viene tutelata, e dall'altra parte anche che appunto il tema della trasparenza dei finanziamenti delle multinazionali, industrie, grandi soggetti economici, come può appunto non entrare poi in maniera tale da condizionare appunto la vita stessa del partito. E poi al Ministro Saccomanni, scusi, volevo chiedere se è stato fatto un calcolo dell'impatto economico di questo provvedimento sulle casse dello Stato. L'aveva detto, mi sono distratta. Questo del finanziamento pubblico. Perché noi ci preoccupiamo dell'impatto delle ristrutturazioni, innanzitutto. Che mi sembra quello. Allora, il primo tema, ogni finanziamento deve essere evidentemente tracciato e certificato. Poi esistono le norme sulla privacy che si applicano, diciamo, in tutti i casi, ma questo è evidentemente un tema che noi non abbiamo preso in considerazione. Abbiamo preso in considerazione l'obbligo per i partiti di tracciare qualsiasi contributo e evidentemente di certificarlo. Quindi massimo della trasparenza, massimo della certezza delle contribuzioni. Poi le norme della privacy agiscono, diciamo, erga omnes e a 360 gradi, non solo su questo tema. La seconda domanda, mi scusi, che mi aveva posto. No. Sulle finanze pubbliche, sul profilo della privacy, teniamo presente che però noi qua ci troviamo di fronte a un contributo volontario, quindi vorrei dire l'elemento volontarietà scrimina il profilo della protezione del dato personale. Naturalmente, quindi questo è fondamentale da tenere presente. Come dappertutto. Dappertutto è così, voglio dire, ed è sempre così. Cioè, il problema della protezione dei dati personali è a fronte di dati in cui non c'è una volontarietà di messa a disposizione di quel dato e manchi una base normativa. Qua c'è la volontarietà e c'è la base normativa. Quindi il profilo giuridico della protezione del dato personale mi sembra una buona schematizzazione, però mi sembra efficace nel suo riassunto. Non ci possono essere contributi anonimi. Ecco. Ministro Saccomanni. Sì, no, sull'impatto noi abbiamo guardato questo provvedimento che, diciamo, è difficile ipotizzare come si comporterà il pubblico, i contributi volontari, eccetera. Però abbiamo visto che complessivamente nel processo di andata a regime non ha un impatto negativo sulle finanze pubbliche. A regime avrà un impatto positivo perché viene meno il finanziamento pubblico e, anzi, come diceva il Ministro Quagliariello, questo verrà utilizzato in un fondo per l'ammortamento del debito pubblico, che quindi è un segnale forte di contributo, diciamo, della riduzione del costo della politica a risanamento della finanza pubblica. Sono sempre con il Ministro Quagliariello. Sono Enrica Agostini di Rai News 24. Signor Ministro, lei ha indicato un tetto generale, però non ha indicato il tetto del contributo individuale che ci può essere. Le chiedo anche, visto che i partiti oggi non sembrano avere reagito in maniera equanime, insomma ci sono varie difficoltà tra i partiti, pensate anche eventualmente in Parlamento di porre la fiducia? E poi, scusi, le faccio una terza domanda,
Avete detto che lo Stato potrà erogare servizi ai partiti attraverso sedi, sedi per i congressi, addirittura la telefonia. Non trova che questo sia una forma di finanziamento ulteriore, anche se non... È una forma di finanziamento indiretto, perché questa non è una legge contro i partiti. Noi siamo partiti da due principi, io li ribadisco entrambi. Uno, il finanziamento pubblico così com'è va abolito. Due, la democrazia, e della democrazia i partiti sono parte, ha un costo, e questo costo deve essere reso il più possibile trasparente e il più possibile orientato alla partecipazione. È evidente che, ad esempio, degli sgravi sulle sedi sono un contributo a tutti quanti partecipano alla vita dei partiti, un contributo indiretto, quindi alla democrazia in senso partecipativo. Questo noi lo ribadiamo, e questo siamo nel solco di una lunga tradizione che dagli anni 40, appunto, attraverso figure come Maranini, Sturzo, ci porta fino ai giorni d'oggi. In realtà, appunto, i progetti in questo senso si sono succeduti legislatura dopo legislatura, e c'è anche un po' di orgoglio di averli realizzati per la prima volta. Tant'è che non a caso questa legge è una legge che si chiama democrazia, trasparenza e abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, cioè le tre cose sono messe in stretta correlazione. Sul rendimento energetico? No, direi che siccome dobbiamo andare sul decreto? Perfetto. Sul decreto non c'è nulla? Ok, allora chiudiamo con il... Gli altri ministri possono andare? Credo. No, un'ultima domanda sul finanziamento, poi dobbiamo andare. Un attimo solo, così facciamo uscire. Giovanni Innamorati dell'Agenzia ANSA. Non so se devo chiedere al Ministro, noi non abbiamo il testo, quindi le chiedo un chiarimento. Anche l'accesso ai servizi è subordinato all'iscrizione a questo albo, quindi allo statuto? Oppure no, solo i benefici, diciamo, sgravi e benefici fiscali? Tengo a sottolineare ancora una volta, sui servizi c'è una delega al governo per poterli diciamo, specificare ancora meglio. In secondo luogo, che il testo non prescrive nulla rispetto ai contenuti dello statuto, chiede soltanto che alcune cose, la più importante delle quali è la certificazione dei bilanci, siano comunque garantite. Ma si chiede di normare alcuni aspetti propri della democrazia interna. Poi ogni partito lo potrà fare a modo suo. C'è chi potrà scrivere che la democrazia interna viene garantita attraverso consultazioni sul web, e chi dice che viene fatta attraverso gli uffici centrali. Faccio due esempi che si riportano, diciamo, che ci riportano a nuove forme partiti e a forme partiti tradizionali. Su questo, evidentemente, il massimo di libertà. Se posso su questo... Non ho risposto a una domanda della collega, non vorrei... Sì. ...contributi individuali, e se, visto che i partiti stanno reagendo male, sareste porreste la fiducia in Parlamento? Per i vari scaglioni di detrazione. C'è un tetto per i vari scaglioni di detrazione. Se posso io soltanto precisare una cosa, cioè sugli aspetti dello statuto che è stato detto, come avrete modo di vedere, quello che viene richiesto è sostanzialmente quello che tra legge e giurisprudenza si chiede alle associazioni non riconosciute.
Quindi questo, diciamo, alcuni elementi statutari e alcune norme, tra virgolette, di trasparenza che sono stati affermati da tempo in giurisprudenza per quanto riguarda, per esempio, la tutela degli iscritti nelle associazioni non riconosciute, e, dal codice civile per intenderci, no? Delle associazioni civilistiche non riconosciute. Quindi non è che richiesto un tipo di intervento, per esempio, già più pressante che quello delle associazioni riconosciute. Oltre a quello che diceva il ministro Quagliariello, invece, che riguarda, ma questo è giusto che ovviamente sia più pregnante, che riguarda i profili di controllo e certificazione dei bilanci, ma questo è ovvio che debbano essere particolarmente pregnanti, visto che comunque c'è un regime di agevolazione fiscale per i contributi che vengano dati dai privati. Questo volevo precisare perché ho capito che c'è un poco di incertezza, giustamente, dovuto al fatto che non ci sia ancora il testo, che quanto prima sarà pronto. Grazie a tutti e buon lavoro.